Buongiorno cari amici, quell'espressione che abbiamo esaminato in parte la volta scorsa, di questi fatti annunciati siamo testimoni noi e lo Spirito Santo, è enorme, perché significa in qualche maniera arruolare, inquadrare, omologare, c'è anche il rischio, lo Spirito Santo a misura della nostra attività umana e dei nostri interventi. E la volta scorsa abbiamo riflettuto in che misura l'opera dello Spirito Santo sostiene il testimone nell'approfondire il mistero personale di Gesù Cristo come grande Chiesa e come esperienza spirituale della singola persona. Ora dovremmo vedere un altro aspetto del contributo che dà lo Spirito alla testimonianza, ed è in particolare nel contesto del conflitto, del combattimento, nel contesto della persecuzione. Perché il luogo originale degli Atti degli Apostoli, dove si trova questa espressione, è il contesto di persecuzione dei capitoli 3, 4 e 5 degli Atti degli Apostoli, dove avviene la frattura tra la comunità cristiana di Gerusalemme e le autorità del Tempio. E si scatena la persecuzione. Ripeto, prima c'è un fermo di polizia con un interrogatorio e con le minacce, poi c'è un arresto con un'incarcerazione, poi una liberazione miracolosa, un'altra seduta giudiziaria che finisce con una bastonatura, una solenne bastonatura data agli apostoli, ordinando loro di continuare a parlare, e loro li hanno oltraggiati e menati, li fecero fustigare e ordinando loro di non continuare a parlare nel nome di Gesù. Questo è un contesto di persecuzione. Nel contesto di persecuzione lo Spirito Santo era stato promesso da Gesù per sostenere i discepoli nella loro difficile e pericolosa testimonianza. Dice infatti il Vangelo di Giovanni, in uno dei brani concernenti lo Spirito Santo nel grande discorso tenuto da Gesù dopo la cena ai suoi discepoli, quando sarà venuto il Paraclito, che io vi invierò da presso il Padre, lo Spirito di verità che partirà da presso il Padre, è lui che renderà testimonianza di me, ma anche voi renderete testimonianza,
perché siete con me fin dal principio. Giovanni capitolo 15, versetto 26-27. Quindi è il sostegno nella testimonianza. E chi ci dice che questa testimonianza si riferisce essenzialmente a una situazione di conflitto e di persecuzione? Ce lo dice tutto il contesto. Il contesto degli Atti degli Apostoli, dove è inserita questo detto sulla testimonianza comune degli Apostoli e dello Spirito, ce lo dice il contesto del Vangelo di Giovanni, dove i brani che immediatamente precedono questo testo e lo seguono parlano di persecuzione. Per cui la testimonianza a cui qui ci si riferisce non può essere altro che la persecuzione. I versetti che abbiamo letto sono i versetti del capitolo 15 che vanno da 26 a 27, due versetti. Ma dovremo leggere e commentare i versetti immediatamente precedenti e immediatamente successivi. Sentite che contesto di persecuzione c'è e guardiamo il rapporto, poi vedremo, con tutta la logica del Vangelo. Il tema è questo: Gesù ha promesso di mandare uno spirito che sostenga la testimonianza dei suoi discepoli in situazione di persecuzione e a sua volta sia lui testimone di Gesù in loro e attraverso di loro in questa fase di persecuzione. Quindi dovremmo individuare in Giovanni e nei sinottici, in tutta la tradizione evangelica neotestamentaria, quindi un filone teologico costituito dall'invio dello Spirito come testimone che abilita alla testimonianza la Chiesa dei martiri, la Chiesa dei confessori della fede attraverso il martirio che avevamo nei primi tempi. Leggiamo il testo che precede la citazione. Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo, poiché invece non siete del mondo, ma io vi ho scelti dal mondo, per questo il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che vi ho detto: un servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma tutto questo vi faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Se non fossi venuto e non avessi parlato loro, non avrebbero alcun peccato, ma ora non hanno scusa per il loro peccato. Chi odia me odia anche il Padre mio. Se non avessi fatto in mezzo a loro opere che nessun altro mai ha fatto, non avrebbero alcun peccato. Ora invece hanno visto e hanno odiato me e il Padre mio. Questo perché si adempisse la parola scritta nella loro legge: mi hanno odiato senza ragione. Ma quando verrà il Consolatore, ecco, e qui c'è proprio la particella avversativa, ma faremo i conti, sarete perseguitati, ma state tranquilli, arrivano i nostri, anzi, arriva il nostro, lo Spirito. E poi i versetti seguenti, capitolo 16, da 1 a 4. Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. Vi scacceranno dalle sinagoghe, anzi, verrà l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio, e faranno ciò perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Ma io vi ho detto queste cose perché quando giungerà la loro ora, ricordiate che ve ne ho parlato. E qui è proprio chiarissimo il collegamento di queste profezie sulla persecuzione con la promessa del paraclito testimone e con il contesto della stessa dottrina teologica nei Vangeli sinottici in particolare.
La promessa della venuta del testimone, nei versetti che abbiamo analizzato, 26 e 27, è direttamente correlata e contrapposta all'evocazione anteriore dell'ostilità da parte del mondo, dall'odio. È in ragione dell'odio del mondo che il Paraclito deve testimoniare, ed è perché il mondo si è opposto a lui. Versetto 18, 20, 23, 25. Se il mondo vi odia, sappiate, un servo non è siano perseguitato da me, perseguiteranno anche voi. 23. Chi odia me odia anche il Padre mio. 25. Mi hanno odiato senza ragione. C'è un odio che si è riversato su Gesù, le tenebre che volevano sopraffare la luce, e che ora inevitabilmente si riversa sui discepoli. Ci sarà. Non abbiate paura. Non abbiate paura, perché ci sarà il testimone in questo grande processo che vi sarà inscenato da parte del mondo. Non sarete lasciati soli. Ormai la Chiesa primitiva, la Chiesa giovannea in particolare, ne aveva visto. Potremmo dire che in questo contesto la parola testimonianza evoca, porta in sé una connotazione giuridica e forense, evoca ambienti ostili, un vero processo a Gesù e ai suoi da parte del mondo. Quindi nel processo che si farà ci sarà il testimone a vostro favore. D'altra parte però c'è tutta una tradizione evangelica dei Vangeli sinottici, Matteo, Marco e Luca, circa la presenza eloquente, la presenza attiva, da suggeritore, da avvocato che sostiene, da potente che sta a fianco. Soprattutto nelle vicende giudiziarie, nelle persecuzioni e anche nel grande conflitto che avverrà alla fine della vita e alla fine del mondo, come viene presentato nel grande discorso escatologico di Gesù. Primo tema che si ritrova in Giovanni, e quindi che giustifica il testimone, e si ritrova nei sinottici: il mondo vi odia. Non meravigliatevi se il mondo vi odia. Matteo capitolo 10 versetto 22 e capitolo 24 versetto 9: sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Punto di partenza: c'è un odio da parte del mondo, perché quello che è successo a me succederà a voi, perché il servo non è più grande del suo padrone. Si diceva in Giovanni al versetto 20: se hanno perseguitato me, un servo non è più grande del suo padrone. Si dice nel Vangelo di Matteo al capitolo 10 versetto 24, sentiamolo, 10:24, lì si diceva: il servo non è più grande del suo padrone. Un discepolo non è più del maestro, né un servo più del suo padrone. È una tradizione comune nel cristianesimo primitivo. Il mondo odia voi come ha odiato il vostro maestro. E non vi odia perché avete i capelli biondi o perché portate la talare, ma a causa del mio nome. Perché voi vi inserite nella mia relazione di figlio col Padre. Sarete odiati a causa del mio nome. Il nome è la verità relazionale della persona di Gesù.
Questo odio del mondo che scatenerà la persecuzione sulla falsa riga di quello che è successo a Gesù a causa del mio nome, vi procurerà scandalo. Ve lo dico prima, perché direte: ma come? Se lui è figlio di Dio, se lui è il Signore, vi procurerà scandalo. Giovanni 16:1, il contesto successivo. Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. E la stessa cosa si diceva esattamente nel Vangelo di Matteo, al capitolo 24, versetto 10. Lo vedete? L'odio, l'analogia con il Signore, la persecuzione a causa del nome, lo scandalo. 24, 10. Molti ne resteranno scandalizzati ed essi si tradiranno e odieranno a vicenda. Lo scandalo, il danno oltre alle beffe. Sarete contestati ed esclusi dalle sinagoghe e dal sinedrio. Giovanni 16,2. Vi scacceranno dalle sinagoghe. Luca 12,11. È una tradizione presente a vari livelli che in maniera carsica continuamente riemerge nel Vangelo. Luca 12, versetto 11. Quando vi condurranno davanti alle sinagoghe, ai magistrati, alle autorità, non preoccupatevi di discolparvi o che cosa dire, perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento ciò che bisogna dire, magari anche tacendo. Lo Spirito del Padre, lo Spirito che viene da presso il Padre, lui vi suggerirà tutto quello che ci sarà da dire. Si dice della testimonianza. Giovanni, al capitolo 15, al versetto 27, abbiamo sentito, ci dice: e voi darete testimonianza, egli darà testimonianza e anche voi darete testimonianza, in un contesto di odio, di persecuzione, di scandalo al nome di Gesù, osteggiati da tutti. Il Vangelo di Luca, capitolo 22, versetto 13. Male, capitolo 21, versetto 13. 21. Prima di tutto questo metteranno le mani su di voi. Vi ricordate, dicevamo, le mani su Cristo, gli hanno messo addosso il verbo diecheiro, metto le mani addosso. Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti ai governatori e ai re a causa del mio nome. Questo vi darà occasione di rendere testimonianza. È bellissimo. Siamo davanti a una dottrina consolidata, diffusa a diversi strati. Ora, la testimonianza dello Spirito di verità. Su che cosa si concentra? È vero, nei sinottici non c'è propriamente la parola testimonianza, è vero, non c'è un testo dove ricorra questa parola, non si usa mai riguardo allo Spirito, ma si accenna a tanti
suggerimenti da parte dello Spirito. Lo Spirito vi suggerirà nei tribunali, nelle sinagoghe. E già i sinottici e gli atti riportano la testimonianza dello Spirito come elemento insostituibile nelle persecuzioni messianiche. Lo Spirito che verrà da presso il Padre. Due volte si dice in questa profezia dello Spirito testimone, lo Spirito di verità che proviene da presso il Padre, lo Spirito di verità che io manderò a voi da presso il Padre. Lo Spirito sarà inviato dal Figlio da parte del Padre. Accanto al Padre, il Figlio e il Paraclito. Lo Spirito di verità che esce da lì. La missione temporale dello Spirito nella storia della salvezza è colui che è inviato dal Padre e da Gesù e che è stato presso il Padre. E qual è la sua testimonianza? Qual è l'oggetto di questa testimonianza? Lo Spirito mandato da Gesù e dal Padre da presso il Padre, dall'assù. Su cosa farà testimonianza? La farà evidentemente sul fatto che Gesù è collocato nella gloria presso il Padre. La presenza di Gesù nella gloria del Padre è il contenuto della testimonianza, è il contenuto della resurrezione. Lo Spirito Santo sarà la grazia di Dio perché vi appropriate della fede nella resurrezione. Quindi il contenuto di questa testimonianza è che Lui è glorificato presso il Padre, da dove sia il Padre sia Lui hanno mandato lo Spirito Divino. È una testimonianza interiore di rivelazione e di illuminazione che sostiene fortemente i discepoli all'interno della prova e della persecuzione. Nel momento della persecuzione sarà chiaro che quel Gesù per cui voi date la vita vive glorioso presso il Padre e non dimentica i suoi. Questa sarà l'opera dello Spirito. Sarebbe bene che vi capitasse di leggere certe storie di martiri. Fratelli nostri nella fede, nella debolezza, ma soprattutto nella condivisione dell'unico Spirito, come hanno vinto la paura. In che maniera la percezione, quello che poi dirà Stefano fra poco, vedo il cielo aperto e il Figlio dell'uomo, ecco lo Spirito, pieno dello Spirito, sarà proprio chiarissimo il testo degli Atti degli Apostoli, lo vedremo ormai dopo le feste, lo vedremo in maniera molto chiara, quando lui dice, allora Stefano pieno di Spirito Santo gridò, vedo il Figlio di Dio, il cielo aperto, il Figlio di Dio che siede alla destra del Padre. Questo è l'opera dello Spirito Santo, promesso quando gli apostoli dicono siamo testimoni noi e lo Spirito di tutto questo. Una meraviglia. Sulla sua testimonianza si fonda quella dei discepoli che aiutano a superare lo scandalo. Il ricordo attualizzato dell'identità e della persona di Gesù. Questa è la forza dell'annuncio e il segreto della dignità nel martirio di questi nostri fratelli. La testimonianza è anche una presenza discreta ma diretta nei vostri cuori. Ha un'espressione molto bella Agostino quando parla
del rapporto che c'è fra lo spirito nell'intimo del credente, del testimone e la testimonianza esterna. E riguardo allo spirito, Agostino scrive: egli nei vostri cuori, voi con le vostre voci, egli ispirando, voi facendo risuonare la sua parola. Questo è il segreto. Certo, una vita coltivata, la vita avvolta, fasciata, illuminata, redenta nella tenebra di questo mondo, dalla luce pasquale. Questa è la vera esperienza dello Spirito a cui siamo chiamati. Ora, grazie al contenuto di tale testimonianza, Gesù Cristo, glorificato presso il Padre e vincitore del mondo, questa testimonianza li preserverà dallo scandalo. E in questa maniera, nella loro povertà, essi saranno vincitori, vincitori anche nel mondo con tutte le loro sfide. Dice infatti Giovanni nella sua prima lettera a questo proposito, al capitolo 5, versetto 4 della prima lettera di Giovanni: tutto ciò che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha sconfitto il mondo, la nostra fede. Per il momento è una fede che sconfigge la persecuzione delle autorità di Gerusalemme. Staremo a vedere a quali grandi conseguenze ci porterà ulteriormente. Buona giornata a tutti.